E carissimi amici, vi propongo un breve short adesso dedicato a quelli lì che hanno la testa dura, come si dice. Cioè, che non hanno forse capito ancora bene che quel servizio mandato in onda, nello specifico, ore 14 dell'8 dicembre, nell'introduzione veniva annunciato come una ricostruzione che è una eccezione vaga. Una ricostruzione è anche mettere insieme una serie di elementi, come dire, coerenti e veri, e si ricostruisce una vicenda con elementi del tutto veri. Come può essere intesa ricostruzione una cosa tipo come una messa in scena? Ma è una interpretazione minoritaria questa qua, per cui dipende molto dal filmato stesso. Allora adesso vi faccio di nuovo rivedere, perché forse a qualcuno è sfuggito. Allora lo rivedete, perché non si riesce a capire bene, che non c'è nessun tipo di polemica in quello che si dice, c'è soltanto la fattualità. Ascoltate che si fa un'ipotesi in cui si dice: è possibile che in questa vicenda ci possa entrare un quinto uomo. Un quinto uomo che potrebbe essere in teoria l'assassino. Ecco, allora a un certo punto si dice, facendo vedere appunto questa scena che è pazzesca, dell'uomo che sale, proprio con la inquadratura originale della farmacia, con tanto di data e di ora. Qui non è che c'è un'inquadratura di un uomo qualunque che sale, no, proprio dall'interno della farmacia in quella data, dicendo nel commento: il quinto uomo, magari proprio colui il quale la sera del 3 ottobre scorso è stato immortalato alle 20:20 dalle telecamere della farmacia. Quindi, se parliamo di italiano, di semantica, di grammatica, di che cosa vogliamo parlare? Si dice: magari proprio colui il quale la sera del 3 ottobre scorso è stato immortalato alle 20:20 dalle telecamere della farmacia. Quindi, è lì che bisognava precisare, magari subito dopo, nonostante le varie sollecitazioni inviate, nonostante che la gente se lo chiedesse, perché quando si manda un filmato e si dice: vediamo come i bravi giornalisti hanno ricostruito questa vicenda. Ma la ricostruzione di una vicenda, ve lo ripeto di nuovo, non significa fare messe in scena. Ricostruire una vicenda è mettere in ordine dei dati che possono essere del tutto veri. Anche i filmati del tutto veri si mettono bene insieme, magari in maniera cronologica si ricostruisce la storia. Ma se invece la ricostruzione è intesa nel senso di messa in scena, di fare una scenografia, una sceneggiata, un qualcosa di verosimile ma non vero, lo si dice. Lo si dice. Non è che a un certo punto dice: magari la colpa dell'assassino è il quinto uomo, proprio colui il quale la sera del 3 ottobre scorso è stato immortalato, alle 20:20 dalle telecamere della farmacia. È tutto qui. E bisognerebbe essere onesti. E dire: vabbè, magari si è detto questa cosa e non è stato specificato bene. Invece no, nessuno sapeva niente. Chiede a chiunque, nessuno sapeva niente, nessuno rispondeva in nessun modo, nemmeno avvocati, niente sapeva niente, nessuno sapeva niente, consulenti non sapevano niente. Poi, quindi, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, ottobre, dopo oltre 10 mesi, dopo giusto 10 mesi, facciamo un po' di chiarezza e allora tutto a posto, si sta tutto bene. Ma non è così. Adesso risentitelo di nuovo. E poi risentitelo di nuovo, dopodiché risentitelo di nuovo, e poi è così. Grazie.
Allora, abbiamo poco tempo per parlare di Pierina, però insomma ieri abbiamo sentito la nostra inviata Tatiana Bellizzi che è in collegamento, questa suggestione che è abbastanza interessante, peraltro insomma è una delle ipotesi che avevamo lanciato proprio a distanza di pochi giorni dal delitto di Pierina. E se ci fosse una quinta persona rispetto ai quattro che sono stati attenzionati da due mesi, vengono attenzionati da due mesi a questa parte dagli investigatori, qualcuno che non c'entra niente con l'ambito familiare, che non c'entra niente con il condominio. Sentite la ricostruzione di Tatiana e di Marco Bonifacio. Sono settimane che le indagini sul possibile killer di Pierina si stanno concentrando sui quattro principali protagonisti del giallo di Rimini: Loris, Manuela, Valeria e Luis. Ma se sulla scena del crimine fosse intervenuto un quinto uomo? Magari proprio colui quale la sera del 3 ottobre scorso è stato immortalato alle 22:20 dalle telecamere della farmacia? È uno degli interrogativi a cui sono chiamati a rispondere gli inquirenti che da due mesi cercano di dare un nome all'assassino della pensionata testimone di Geova. Una figura estranea al condominio di Via del Ciclamino che potrebbe aver atteso la donna nei garage, forse nascondendosi tra le due porte tagliafuoco, prima di colpirla a morte con 29 coltellate.